ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Oggi volevo fare un video perché in questo momento sto facendo qualcosa di diverso rispetto a tutti gli anni passati. Come sapete, ho iniziato la mia fase di massa da settembre più o meno e ero arrivato a un punto dove sono andato in America e avevo messo su un pochino troppo grasso. E questo mi è successo anche in passato con le altre fasi di massa l'anno scorso e l'anno prima, e arrivavo in un punto dove in realtà a Natale già mi vedevo abbastanza grasso, però non volevo cambiare niente perché comunque l'aumento di forza in palestra e la performance stava andando benissimo e di conseguenza volevo mantenere le stesse calorie perché volevo appunto continuare a spingere in palestra. Allo stesso tempo stavano iniziando a sparire gli addominali ed è successo proprio questo: piano piano i miei addominali dopo l'America si vedevano sempre di meno sotto luce buona, e questo vuol dire che comunque ho raggiunto una percentuale di massa grassa un pochino troppo alta. Io voglio spingermi al punto dove sotto la luce si iniziano a intravedere e si stanno perdendo gli addominali. Quello per me è proprio il picco massimo della massa e non voglio andare oltre quello. Per qual motivo? Perché entro in gioco poi altre cose, ad esempio il nutrient partitioning, quindi quando siamo più definiti, abbiamo meno massa grassa, in realtà è più facile per il nostro corpo, quando una volta che mangiamo, ripartire meglio i nutrienti, quindi far sì che maggiore proporzione vada a costruire massa muscolare invece che essere depositata come grasso, ok? Quindi quello è il mio peak point, giusto? Il punto massimo, non voglio sorpassarlo e avevo visto che ci stavo arrivando. Adesso, cosa c'entra questo con Natale? C'entra che molto spesso a Natale, lo sapete, un pochino indulgiamo, un pochino mangiamo di più e molto spesso, cioè non penso che ci sia nessuno di noi che magari perde 1 o 2 kg a Natale, ecco, questo voglio dire, che comunque mangi di più, stai seduto di più a tavola e non è solo una giornata, perché è il 24 sera, il 25 pranzo, il 25 sera, il 26, il 31, il primo, eccetera eccetera. Quindi cos'è il mio consiglio e cosa sto facendo di diverso quest'anno? Per prima cosa ho deciso di fare, adesso ad esempio faccio il video, è il 10 dicembre, quindi abbiamo 15 giorni o 2 settimane prima di Natale, faccio un mini cut, ok? Taglio le calorie e voglio perdere magari quel 1 a 3 kg di acqua e un pochino di massa grassa, va bene? Praticamente il bloat, quello che dicono in inglese che è bloating, quindi tutto quel gonfiore lo voglio perdere, lo faccio prima di Natale, così che, due motivi, arrivo a Natale che ho diminuito la mia massa grassa e sono più sgonfio, quindi non mi sento così male se mangio di più. In secondo luogo, proprio per questo mi permette di essere un pochino più tranquillo a Natale, sapendo che non arriverò mai a sorpassare il peak di cui parlavamo prima. Giusto, se noi pensiamo a quello che può succedere, io non faccio questo mini cut per queste 2 settimane, arrivo a Natale e mangio di più per 5-6 giorni, ma quello è ciò che mi basta per andare oltre e poi devo fare un mini cut a gennaio, e magari tutto gennaio e perdo quel mese dovendo fare un deficit, giusto? Quindi invece, se faccio come faccio adesso, io provo a perdere quel 1-2 kg, magari anche 3 kg, perché chiaramente non sarà tutto grasso ma anche acqua, però comunque mi sgonfio, arrivo a Natale, mi sento meglio, non perdo la performance, perché molto spesso una volta che, quando uno fa un mini cut, e lo vedrete voi in pratica, io ne ho fatti già tanti quindi so che è così, le prime 2 settimane in realtà la performance in palestra aumenta quasi. Per quale motivo? Perché perdete tutto quel bloat, perdete tutto quello che vi faceva essere un pochino più lenti e meno atletici. Quindi le prime 2 settimane io comunque vedrò che la prestazione in palestra aumenta, continua a progredire, che è ottimo, va bene? Quindi cos'è che vi consiglio di fare anche a voi? Mancano 2 settimane per Natale, se tracciate le vostre calorie vi consiglio di ridurre, riducete l'introito, preparatevi a ciò che viene a Natale, perché se non ci prepariamo, com'è che diceva il quote? If you fail to plan, you plan to fail. Quindi se tu non pianifichi arriverai a un punto di fallimento, e secondo me è molto importante anche per questo momento e anche per la dieta per tutti noi, giusto? Quindi già sappiamo che a Natale mangeremo di più, facile facile, nelle prossime 2 settimane riducete il vostro introito, tornate a mantenimento se stavate in surplus oppure tornate anche un lievemente in deficit se volete perdere un po' di peso, così che potete godervi le feste. Ragazzi, se vi preparate sarà tutto molto più semplice anche a livello mentale e psicologico, perché non volete arrivare a Natale con quello stress tipo oddio mangio un pochino di più, divento un po' più grasso, no non mi piaccio già adesso, no non ho capito ragazzi. Quindi perdete adesso, fate queste ultime 2 settimane se ce la fate, in cui state più da soli, non state con la famiglia, così che a Natale state con la famiglia e non dovete stare così attenti alla dieta.
questo è quello che farò io quest'anno, che appunto è di diverso rispetto agli anni passati. L'ho già iniziato a fare, infatti se mi seguite su Instagram vedete che devo dire che ho aumentato di definizione, lo vedete voi stessi negli ultimi video. Mi sto vedendo molto bene, ho già perso un paio di chili, ero tornato dall'America a 77 kg e adesso sono sui 75. Non mi peso da una settimana, quindi domani mattina provo a pesarmi e vediamo a che punto sono arrivato. Io in questo momento sto sulle 2003 calorie e in America stavo oltre 3000, quindi ho diminuito di un bel po' per ripulirmi, appunto, come ho detto, per il motivo di questo video. Io vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, veramente, se avete 2 secondi lasciatemi un bel like, che per voi non ci mettete niente, però a me aiuta tanto. Iscrivetevi al canale se siete nuovi e se avete altri argomenti, se vi piacciono questi sit down, fatemi sapere qua sotto. Vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video, ciao!